Ben ritrovati al Palazzo è Servito. Iniziamo una nuova puntata alla scoperta di tante nuove ricette e consigli per la cucina. Cosa ci prepari? Allora, oggi prepariamo una ricetta non tipicamente italiana, toscana, ma una ricetta estera, che è il pollo al curry con le mele, che però è comunque gustoso, via. Ok, che cosa ci serve? Appunto del petto di pollo tagliato a bocconcini, sale, pepe, olio, peperoncino e prezzemolo come condimento. Poi per la salsa serve panna, yogurt e curry e le mele, e poi un soffritto con cipolla e uno spicchio d'aglio giusto per il sapore. Ok, partiamo. A soffriggere prima l'aglio e la cipolla. L'aglio poi si toglie, giusto? Sì, sì, dopo viene tolto quando è giusto per insaporire. Ok. Farlo rosolare un po'. Si butta la cipolla. In abbondanza. Poi quello dipende a seconda dei gusti personali. Appena la cipolla ha rosolato, andiamo con il pollo. E questo quanto deve, ho visto, tagliato comunque anche a pezzettoni grossi, sì, quindi sì. Quanto ci vuole per cuocere? Un tempo specifico, non lo so, finché non vedi che è ben rosolato il tutto. Ok. Allora, quando non è ancora pronto, quando inizia a rosolare un po', aggiungiamo le mele, quasi a metà cottura, diciamo. Anche in questo caso una mela ho messo. Che dà poi un tocco, un sapore un po' più... Sì, che smorza la forza del curry. Diciamo, gli dà un tocco di dolcezza che contrasta il curry che è pungente. Si mette in una ciotola a parte la panna, okay, che avevamo pesato prima, con lo yogurt. Bianco normale o greco, anche sarebbe meglio, e il curry, e facciamo questa che sorta di cremina. Alla fine il curry, che chiamiamo così, è in realtà un mix già composto di spezie. Sì, di diverse spezie, come può essere la curcuma, il coriandolo e altre spezie. Quando il pollo ha iniziato a rosolare, versiamo la salsa che abbiamo preparato prima. Ora si fa girare, amalgamare un po' il tutto, si copre e lasciamo andare per circa una ventina di minuti. Pronti! Allora, mettiamo un goccio di prezzemolo, ora quasi a fine cottura, che sennò si cuoce. Do l'ultima rigirata e poi è pronto. Ok, il piatto è pronto. Arrivederci a una nuova puntata con Il Palazzo è Servito.